Francesco Pierri che ci racconta come mai è nato questo progetto nuovo. Salve, buongiorno. Questo nuovo progetto, diciamo, si mette in continuità con quello, diciamo, qui su Via Capo Spartivento, sempre in collaborazione con i volontari della strada che stanno lavorando già da anni per appunto abbellire con piante. Dopo il murale di Alessandra Carloni, che rappresentava appunto in una maniera immaginifica, no, la strada di Via Capo Spartivento, abbiamo continuato con El Niño della Pintura e Luca Scarrillo, che fanno parte del Buenas Bol, che è uno studio di animazione di Granada. Diciamo, ispirati da questo cortometraggio che si chiama Sicame, abbiamo pensato come associazione DNA di curare un viaggio appunto di questa bambina che è la protagonista del cortometraggio all'interno dei cinque quartieri di Roma. E partendo proprio da Ostia, perché Ostia ovviamente è l'unico quartiere che affaccia sul mare della città di Roma e pensavamo appunto che potesse attraccare da questa bambina dal Mediterraneo qui sul litorale e appunto questo lavoro che è alle mie spalle, il Niño della Pintura, Raru Ruiz è il nome di battesimo, ha pensato appunto di realizzarlo in questo modo, con un'imbarcazione con la quale appunto Sicame, questa bambina che ha un nome appunto particolare perché da una delle lingue del Benin, uno stato in Africa occidentale, significa anima d'oro, e quindi portatrice di luce, quindi come questo metallo prezioso riesce a donare al quartiere, in questo caso di via Capo Spartivento, un quartiere di Ostia, donare colore. E infatti l'imbarcazione è presa da un frame del cortometraggio che potete trovare tranquillamente su YouTube, cercando Sicame e il Buenas Bol, e in questa scena appunto si vede Sicame su un'imbarcazione in mezzo al mare che dal bianco e nero diventa colorata e quindi piano piano colora anche tutto lo spazio che la circonda. Quello è il senso, diciamo, anche di quello che stiamo realizzando con El Niño della Pintura, che vedete appunto alle mie spalle, è proprio quello di portare Sicame in altri quattro quartieri, quindi cinque quartieri in tutta Roma, e in questi quartieri Sicame incontra dei poeti, incontra degli scrittori che vivono il quartiere o comunque sono legati al quartiere e le raccontano appunto delle storie legate al posto in cui poi capiterà. Una bambina che si aspetterebbe di trovare una Roma monumentale invece appunto arriva nelle borgate, nella realtà romana vera e concreta e appunto interloquisce, dialoga con i suoi abitanti. E in questo caso appunto anche gli abitanti del Civico 12 hanno parlato con Sicame tramite El Niño della Pintura e sono stati entusiasti appunto di accogliere questo nuovo intervento murale. Sempre attivi sul territorio ormai, eh? Sì, infatti il 13 poi ci sarà al Teatro del Lido di Ostia, sempre luogo e punto di riferimento per il progetto Urbanaria da ormai 3 anni, ci sarà l'evento conclusivo dove Nino della Pintura e Luca Scarrillo effettueranno anche delle performance, ci saranno tutti gli altri scrittori, Luca Moretti di Territorio Narrante, Alessandro Pieravanti del Muro del Canto, Militantei dei Assalti Frontali e Erpinto, che appunto ha scritto la poesia per il Trullo e Maurizio Mequi invece per Prima Valle. Saranno tutti presenti insieme anche a Betta Cianchini per leggere i testi, fare un reading live, mentre appunto Nino della Pintura e Luca Scarrillo effettueranno questa performance. Grazie anche per oggi. Ecco, Grazie, ciao. alla prossima. Qui abbiamo appunto Luca Scarrillo, se è il Niño della Pintura, che stanno facendo questo murale. Come sta andando, prima di tutto? Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí en Italia y vemos que el sol nos ha recibido muy bien, muy buen tiempo, con muy buena compañía, muy a gustico, la E il 13 sarete ancora qui, al teatro? verdad. Sí, Corretto. Sí, vamos, hay un evento donde ya se podrá ver el vídeo que hicimos para Lara Bello, ¿no? Para su canción Sicame. Y bueno, pues se proyectará el vídeo y nosotros estaremos también pintando ahí en directo. Yo creo que bueno, pues esto es una especie de aperitivo, ¿no? Y el día 13 pues será ya la fiesta definitiva, ¿no? Allora, oggi finirete il murales. È stato difficile? No ha estado muy fácil porque hemos tenido mucha colaboración de los vecinos, vamos, todo ha estado muy a favor, ¿no? Muy a gusto. No hay problema.
Allora, grazie a nome di Ostia. Vale, grazie a ustedes. Muchas gracias a Ostia. Claro que sí, Ostia.